Draghi, sono Flayne e bentornati. Siamo qui oggi su Pokémon, gioco di carte collezionabili online. Allora, la mia testa sembra un cespo di banane, quindi fate finta che io sia calvo. Oggi in assenza del Padre Eterno, infatti se ci fate caso la luce mi fa proprio bianchissimo, posso anche spostarla, forse è un po' meglio, no? Vabbè, è sempre uguale. Appunto ragazzi, siamo qui perché voglio provare un altro mazzo. Ho cercato di inserire tutte le leggendarie che avevo della prima edizione nel mazzo X. Ho aggiunto i due Articuno. La potenza dei piccioni in un mazzo ci vuole sempre. Solito Mewtwo che non può mai mancare. Vabbè, Kyurem ce l'ho messo per fare mucchio, insomma. Zapdos, ragazzi, che Zapdos, se ci facciamo caso, è fortissimo. Lasciando perdere una volta la mia epica sfiga nelle monete, fa un danno pauroso. Solito Articuno X, abbiamo Mew e poi abbiamo Flareon X. Ho lasciato lui perché comunque è della prima edizione e quindi detto come ho detto, tutto alla fine fa brodo. Ragazzi, appena è iniziato l'inverno, ho già pigliato i peggio mali, i peggio raffreddori, tutto. Cioè, proprio la sfiga subito incombe. Quindi, ragazzi, lasciate anche un like se avete preso anche voi il raffreddore o se siete in procinto di prenderlo. Se non l'avete ancora preso, ragazzi, volete stare in compagnia, insomma, siete sempre i benvenuti. Ragazzi, tra poco potremo vincere il castoro. Ormai Rayquaza ho perso le speranze. Ma dato che vi ho rotto le palle abbastanza, ragazzi, partiamo carichi come una bestia da Soma e cerchiamo il nostro avversario. Ok, siamo contro Vabbè, perdo. Ecco. Ok ragazzi, partiamo subito con un Articuno e un Mew. Ragazzi, Mew è una carta strategica che bisogna utilizzarle bene. Il tuo avversario è una nuova Pokémon base. Mettiamo comunque il nostro piccione. Vai in campo, piccionaccio. Madonna ragazzi, è subito ostili questi uccelli. Mi raccomando, non si metta a mescolare i radicchi e non acceda a nessun portale hard. La prego. Tra l'altro, nello scorso pack opening mi avete detto che quel Pokémon leggendario che ho trovato, non mi viene in mente il nome, Vizirion, ragazzi non mi ricordo assolutamente il nome. Comunque è una carta stra rara. E come mi avete detto, questa ragazzi è l'ignoranza di trovare carte e non accorgersene. Sì che non è buona. Come il dottor Versario sta scegliendo uno dei suoi Pokémon attivi. No, lui secondo me sta scegliendo la qualità dell'insalata. Tu pensavi aveva pescato una carta? Ma certo, insomma, già che ci siamo, peschiamone un'altra. Ok, abbiamo lo spaghetto. Ragazzi, leva tantissimo, leva tantissimo. Carte oggetto io non le assegno manco se mi pagano. Io direi di cominciare a dare carte acqua al nostro Articuno. Bravo Articuno, bevi l'acqua, bravissimo. Spighetto cosa che faceva. E poi io ragazzi prenderei una carta acqua che ci fa sempre comodo. Tra l'altro ragazzi necessito di carte acqua, quindi ne prenderei qualcun'altra. Poi casomai una carta psico, giusto per fare un favore a Mew. Quindi allora un'altra carta per noi e un'altra carta psico che ce l'abbiamo qui. Ed voilà, le Gessonfe. Perfetto ragazzi, il Pokémon attivo del tuo avversario viene addormentato. Questi ragazzi sono gli attacchi che mi piacciono di più. Quest'Articuno tra l'altro mi sembra veramente fortissimo. E mettiamo il suo Manetri, testa, perfetto. No, perfetto cosa? Cosa vuol dire testa? Ok, me la sono pigliata in quel posto. Però c'è la madre che è una vacca, E lo credo bene. Ok ragazzi, carta d'acqua ancora per il nostro Articuno. Io spero che non mi vada ad ammazzare Mew, perché mi dispiacerebbe anche. Ma almeno fatemelo utilizzare ragazzi. Utilizzato questo è fortissimo. Comunque ragazzi, non possiamo fare niente, quindi Gelospiro per noi. Bravo, bravo, addormentalo, bravissimo. Croce, ok, perfetto ragazzi. E rimane addormentato, guardate lì come dorme. Bello, beato, perfetto. Ragazzi, tiriamo la lettera del prof. Tiriamo insomma le solite lettere di bocciatura o di nota, non so cosa. Carta fuoco il nostro Articuno. Cosa fare? Finalmente tritaglio. Sì, che proprio ragazzi taglia l'aglio. Il trito. E ora ragazzi, insomma, sperando di riuscire a fare almeno una volta. Non dico tante, una volta a testa. Io direi di cominciare ad affettare l'aglio e... Quanto diavolo sono sfigato con le monete, non lo so. Puttana troia. Allora, questa cosa non mi va bene. Articuno, vai via. Ecco. Qua ragazzi, lui mi vuole accoppare Mew. Io ragazzi ancora non lo curerei. Okay. Ah ragazzi, bellissimo, carta stadio. C'è utile anche lui, avendo comunque un Pokémon d'acqua. Andiamo con un altro tritamento di aglio o cose del genere. Sì, non ho nessuna energia perché quello me la coppa. Ti prego, dammi una volta a testa, per fa... Ma perché sono una volta, ragazzi? La porca... Ma che rogna c'ho! Non va bene questa cosa. Non va... Ecco, adesso intanto Mew se ne va al cimitero, vabbè. Ti prego, tritalagli in modo giusto. Per favore, dammi tre volte a testa. Non è mai successo. Però tre volte croce succede anche troppo spesso. Una cosa spettacolare. Ditemi se anche voi siete così sfigati con le monete o solo io. Ok, gli ha dato il calzino e questa cosa fa male. Aia. Allora, ragazzi, dobbiamo pescare un Pokémon base al più presto. Basta carte di regia, solo quelle, porca troia. Ora con tritataglio, tritaglio, triaglio. Insomma, tre volte l'aglio. Per favore, dammi test una volta, ragazzi. Il test della sfiga. Non mi verrà mai fuori più di una volta a testa. Va bene, caro il mio cane che ha preso la scossa con la retina per le mosche. Per favore, anche se vai un po' più piano, non è che mi fai un torto. Allora, Articuno sta... Ragazzi, tra l'altro non avevo visto che sono 120 di vita. Stavo per fare il fail della... Famiglia di patata! Curiamo il nostro pollo. Se mi partisse un tritaglio fatto bene, cioè, non chiedo tanto, chiedo solamente due volte testa. Ah!
vi sfido a trovare uno con più sfiga della moneta. Il solito professore che fa mangiare i panini. Aia, ecco ragazzi, il prossimo turno è il turno finale. Se non pesco una cura, non pesco un Pokémon base, ma vaffanculo. A questo punto non ci resta che insomma pigliarci un gambo di Sedone in quel posto. Diamogli una carta così tanto per darla, visto che comunque avevamo troppe carte in mano. E partiamo con un altro tritamento di aglio. Non ho neanche curato. Ecco, lì. Non muore neanche a pagarlo quello. Qua ci fulminano il piccione e perdiamo questa partita. Questo mazzo va così: o peschi solo Pokémon o peschi solo energie. Ma un po' uno un po' l'altro non succede mai. Vabbè, insomma, siamo stati abbastanza sfigati. Di solito mi trovo bene con questo mazzo. Durata solo 12 minuti, mi farei un'altra partita. Abbasserei una qualche carta energia e metterei qualche carta che mi fa pescare Pokémon base. Anche perché di questo passo, ragazzi, finiamo male. A few moments later. Siamo contro Maracas. Vabbè, insomma, un tizio che probabilmente sarà messicano. Adesso perdiamo, ragazzi. Perdiamo sicuro. Quanto è vero che perdiamo. Ecco, ancora niente, ragazzi. È purtroppo poche carte, quindi non so che farci. Ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta. Vediamo il nostro Mewtwo in campo. Ragazzi, Mewtwo non tradisce mai. Abbiamo anche una carta psico, quindi possiamo già cominciare a fare del danno. Con la fortuna che ho, questo deve avere un triplo X mega evoluzione con i controcoglioni. C'è un Tropius, ragazzi. È un bellissimo. Madonna, quanto leva. Questo specie di geranio non va bene. Abbiamo anche un Kyurem bianco X. Mettiamolo in panchina giusto per far presenza. Vediamo una carta psico al nostro Mewtwo. Poi, ragazzi, tirerei il panzone a vedere un po' cosa succede. Vai così, panzone. Ok, ragazzi, siamo farciti un sacco di carte aiuto. Non è che ha qualche controindicazione, no. Perfetto. Poi non possiamo fare più niente, quindi partiamo con un frantumacolpo che leva solo 30. Ma insomma, piuttosto che niente è meglio. Mia madre. Tirerei subito Pokémon Fan Club. Cominciamo a prendere qualche Pokémon base, altrimenti qua è veramente finita. Prenderei un Articuno X e poi quasi quasi prenderei anche Zapdos. Potrei segnare qualche carta energia, però Mewtwo in questo caso non gli servono carte energia in colore, quindi la segnerei a Zapdos. Passiamo con un altro frantumacolpo. Leva solo 30, ma come ho detto prima, insomma, come si dice, anche un tempo, o la minestra o la finestra. Piano, per favore, Trofius, piano. Io non ti ho offeso neanche i parenti, quindi per l'amor di Dio. Aia. Ragazzi, ringraziamo il ciondolo di nonna Ofelia che ci para un po' il culo. Cominciamo dando una carta a quel nostro Articuno. Perfetto. Cazzuto, Mewtwo, fagli il culo. Pescassi una carta psico, ragazzi. Stimate cosa, prima ne avevo 30. Prossimo colpo dovrebbe morire. Io spero principalmente che muoia, anche se sicuramente avrà qualche carta. No, Tangela, fermati per l'amor di Dio. Io segnerei una doppia carta in colore al nostro Articuno X. Perfetto. Potrei anche curare Mewtwo, in modo, insomma, che si assesta un attimo. E partiamo con un altro frantumacolpo. E finalmente gli mandiamo la sua verza con le gambe nell'orto dello zio Vanni, pronto lì a raccoglierla e farci un'insalatona con i fiocchi. Prima carta premio per noi, abbiamo una carta tuono, ragazzi. Una carta tuono, benissimo. Questo, ragazzi, probabilmente è uno stronzo, ma deve avere anche la madre che è una balorda. Tiriamo un'altra carta Pokémon Fan Club e vediamo se troviamo qualcosa nel mazzo. Mettiamolo in panchina in modo da avere un sostegno finito Mewtwo. Poi, dunque, fatemi vedere un secondo. Non posso attaccare, questo non posso assolutamente ritirarlo. Quindi concludiamo il nostro turno. E secondo me Mewtwo prende tante di quelle stangate. E a confronto, suicidio di Tangela sembra una parata a Rio de Janeiro. Ok, questa con... No, aia. Per favore, Mewtwo, non si è mai visto uno che si fa picchiare con dei fiori. E un'altra carta con il nostro Articuno. Prepariamolo per lo scontro, anche perché il nostro Mewtwo non durerà ancora per molto. Ok, ragazzi, qua si mette male, per favore. Aia, ragazzi, tra l'altro mi sembra levi sempre di più questo. E Mewtwo ci lascia. Io metterei quasi quasi Articuno, così in due turni posso ucciderglielo subito. È anche vero che in due turni poi mi ammazza anche lui, ma ragazzi, chi se ne fotte. Vai così, bravo il mio piccione, bravissimo. Ragazzi, abbiamo una carta psico, ovviamente mi arriva quando Mewtwo è già morto. Abbiamo una carta fuoco al nostro Zapdos. Insomma, almeno quando ci muore Articuno abbiamo su chi contare. E ora pronti, cazzuti, come, non lo so, il fabbro dopo che si è martellato un dito, che principalmente la prima cosa che gli viene su è una bestemmia. Ma questo non c'entra niente. E passiamo con gabbia gelata. Insomma, facciamogli un bel contorno di gelato in modo da fargli venire un po' una congestione. Leva solo 80, però con un altro colpo dovremmo ucciderlo. Poi sicuramente questo ci avrà una qualche cura da qualche parte. Io non ho niente e mi ammazza. Anche un paio di uova in panchina. Ok, ragazzi, potrebbe scapparci la frittata. Qua sta potenziando il suo maledetto Tangela. Aia. Madonna, ragazzi, quanto porca vacca leva. Non campiamo un prossimo turno, ma proprio per niente. Poi passiamo con un altro gabbia gelata. Bravo, insomma, congestione a manetta. Altro tanto di danni. Finalmente gli ammazziamo quel fottuto geranio. Ragazzi, è maledetto. Cioè, un forte che è un qualcosa di impressionante. Due carte per noi. Carta psico, ovviamente, con me non mi serve più, dato che Mewtwo è morto. E un'altra carta acqua. Ok, sicuramente, ragazzi, io so che questo c'ha la gabbata dietro l'angolo che ci ingroppa come fanno i beduini del deserto con mia madre. Potrei dare una carta acqua al nostro Articuno. Perfetto, ragazzi, se riusciamo a potenziarci anche questo, siamo abbastanza parati. Poi passiamo con un altro gabbia gelata. Insomma, bella gabbia grossa. 80 di danno, quasi ammazzato il suo specie di coso. Se ha una carta erba mi muore per forza. Oppure se ha una carta erba spero almeno che faccia 4 volte croce. Ok, non ha la mia sfiga, però
Ok, ragazzi, siamo riusciti a campare. Siamo riusciti a sopravvivere, perfetto. Ok, ragazzi, abbiamo un altro Articuno che gli mettiamo subito anche lui in panchina. Perfetto. Dopodiché potrei segnare una carta psico al nostro Articuno. Quindi andiamo con una bella borra, vai Articuno. Vai così, tutti, 10 di danno. È un bel cascatone di quelli grossi. Perfetto, altra carta premio per noi. Questa volta è una carta psico, che come al solito non mi servono a niente, perché questo poveretto ci ha lasciato. Ma vabbè, cioè, ragazzi, qua adesso abbiamo un Tangela, che sappiamo tutti che vuoi suicidarti ma puoi sempre non farlo. E niente, ragazzi, ha quittato dopo 13 minuti. Il nostro Articuno ha dettato legge e il nostro personaggio si è fatto valere. Per favore, stiamo uscendo dal clima estivo, mettiti un abbigliamento adeguato. E si conclude qui, ragazzi, anche questa partita. Tra l'altro, attenzione, rullo di tamburi, ragazzi, rullo di tamburi, perché riusciamo a ottenere finalmente il castoro, è il castoro più grosso. Se le carte saltano in mano si utilizza anche piuttosto bene. Se le carte non arrivano in mano, giustamente, sì che non è buona. E questa, ragazzi, era la sfida utilizzando tutti i miei Pokémon leggendari della prima edizione. Tra l'altro, ragazzi, un attimo, sbaulamento in live di Clash Royale di un baule, un fighissimo baule argento. Abbiamo trovato i Namecciani, ragazzi, se vi interessa, insomma, sono 8 uomini di Namek, sono sempre utili, poi vabbè. Ma lasciando perdere tutto, ragazzi, direi che questo video posso terminare qui. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, se volete guardare la pagina di Facebook e Instagram, trovate... Ma come, perché mi mangio sempre le parole? Guardate la pagina di Facebook e Instagram, trovate in descrizione o nei commenti, come al solito. E che dire, ragazzi, qui da Flame, dalla faccia bianca, cioè, ragazzi, non lo so, cioè, dovrei fare così per avere la faccia normale, ma sono sicuro che non cambierebbe niente. Dal nostro super mazzo, dalle nostre due partite, ragazzi, una vinta, una persa, ma in fin dei conti mi ritengo abbastanza soddisfatto. Questo sarà l'unico video del giorno, ne uscirà un altro alle 19. È tutto, bella lega. Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ha matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.